Vuoi iniziare calisthenics ma non sai da dove partire? Innanzitutto è adatto a uomini e donne di tutte le età, anche senza nessuna esperienza di fitness. Ecco alcuni esercizi con relativi step propedeutici in ordine crescente e difficoltà. Il primo, push-up, che è un esercizio di spinta. Si parte con le ginocchia appoggiate a terra, mani larghezza spalle, arrivare con il petto vicino al pavimento per passare ad un supporto alto circa 50 cm, come una panchetta o box, con avampiedi in appoggio. Raggiunte le 10-12 ripetizioni si può passare ai classici push-up a terra. Numero 2, pull-up, esercizio principale di tirata. Si parte con gli Australian su sbarra basso anelli, sempre mani larghezza spalle con petto in fuori, per passare all'impull-up con piedi sul box e corpo a squadra, e pull-up con loop band. Una volta raggiunte 8-10 ripetizioni si possono approcciare pull-up liberi. Poi ci sono i dip, esercizio di spinta. Si parte con la versione facilitata al box per passare bench dip su panchetta con corpo a squadra, dip con loop band sotto le tibie, ed infine raggiunte le 10 ripetizioni si possono fare dip classici in totale sicurezza. Per il core, gli esercizi migliori sono plank, hollow body hold e arch body, tutti isometrici, fare dai 30 ai 60 secondi di tenuta. Poi ci sono i barleg raises o addome sbarra, all'inizio con gambe piegate, portando le ginocchia verso l'addome e poi distese, andando a formare un angolo retto tra coscia e tronco, fino ad arrivare a sfiorare con i piedi la sbarra. È importante allenare anche le gambe con esercizi come air squat, lunge o affondi in italiano e wall sit. Per approfondire sul mio programma Full Calis Pro, il servizio di coaching online, visita il mio sito granostenics.com.